qualità leggermente superiore a quella dei suoi odierni avversari. Regge dunque il ruolo di favorito per Vento del Nord, 2,54, 1,5 contro 1, e il controfavorito, secondo me, giustamente Viking 3B, cavallo però che, come diceva Francesco Sirchia, ha qualche difficoltà di impiego che il numero 1 potrebbe anche rendere problematico nella circostanza. Vediamo un po' come se la caverà Davide Di Stefano. 3,28 la quota di Viking 3B, poi gli altri più seguiti, tutti sotto la doppia cifra, sono il numero 4 di Vagabondo Mais, il numero 7 di Viper Pink e il numero 9 di Van. Ma tutto è pronto, si va in partenza. Seconda corsa di Palermo in pista indigene di Triani sulla breve distanza. Favori al gioco per il numero 3 Vento del Nord, problemi in fase di lancio per il cavallo all'esterno della prima fila, ovvero il numero 7 Viper Pink, che era tra i più seguiti e che si è attardato parecchio in fase di lancio. E nel lancio emerge Vagabondo Mais nei confronti di Varo Jet. Per linee esterne Vento del Nord prova a puntare in avanti, non ci dovrebbero essere problemi nell'avere via libera dal capofila. Vediamo adesso se sarà effettivamente così. In quarta posizione Vera Cam, che è partita bene, poi affiancati l'8 Volo del Cielo e il 9 di Van. Giuseppe Messineo ha fatto un po' patire Giacomino Ferrante, lo ha retto per un centinaio di metri e adesso dopo 500 metri scivola al comando il favorito, Vento del Nord. Per linee esterne c'è sempre Vera Cam, mentre Vagabondo Mais e Varojet seguono lungo la corda. I primi 600 metri piuttosto veloci per la categoria, da 1,13,5, quindi si è andati forte, mentre in scia a Vera Cam in seconda pariglia esterna va Van, sbaglia Vera Cam ribadendo la sua scarsa affidabilità, lasciando scoperta dunque Van, mentre c'è sempre Vagabondo Mais in scia al battistrada e favorito Vento del Nord. Ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro con Vento del Nord che lo raggiunge attorno all'1,16, sposta Vagabondo Mais, prova a venire avanti Van, serra sotto per linea interna il numero 2 Varo Jet. Sono questi i cavalli davanti a tutti gli altri. In quinta posizione Vola nel Cielo, mancano circa 400 metri al traguardo, con Vagabondo Mais che insiste ai fianchi di Vento del Nord. Comandano tutti e due guidatori, Giacomino Ferrante e Giuseppe Messineo. C'è il calo di Varo Jet scavalcato da Van, mentre per linee esterne avanza Vola nel Cielo, retta d'arrivo con Vagabondo Mais che insiste, con Vento del Nord che prova a sottrarsi, insiste Pippo Messineo con Vagabondo Mais, lo apparia e passa Vagabondo Mais con il Pippo Messineo, viene a battere il favorito Vento del Nord, mentre probabilmente al terzo posto dovrebbe essere Vola nel Cielo. Quota di 7,42 per Vagabondo Mais, che ha fatto un tempo attorno al 16,5, forse qualcosina in più, per avere ragione di Vento del Nord. I colori sono quelli del signore Eurennio Maisano, il training di Giuseppe Messineo è una vittoria sicuramente importante per Vagabondo Mais, che aveva comunque corso attivamente di recente. Il terzo posto dovrebbe essere, se non abbiamo visto male, di Vola nel Cielo. Dunque vittoria di Vagabondo Mais, 7,42 la quota al totalizzatore.